È stata una grande prova per l'intera comunità e per tutto il paese. Questa edizione, l'edizione della festa di San Rocco 2013, intanto perché c'è stato un comitato feste, quindi quasi tutto presente, che è l'occasione ufficiale di ringraziare, grazie ovviamente non soltanto noi ma di tutta l'amministrazione, per il grande sforzo che ha profuso in questi mesi, sforzo organizzativo e fatiche che soltanto chi ha un minimo di esperienza, in quanto sto dicendo tutti, di organizzare degli eventi, può immaginare quello che significa organizzare comunque una festa o un evento così grande. Un evento che è durato una settimana, perché non dimentichiamo che i festeggiamenti noi di San Rocco, così come li ha voluti il Comitato Festa, hanno avuto un arco temporale più dei soliti 3 giorni che si facevano nel futuro. È stata un'intera settimana che questo paese comunque si è aperto all'esterno e ha veramente dato grande prova di sé. Lo ha fatto nei primi 2 giorni con un evento, quello di Gustando in Borgo, che ha attirato anche quello migliaia di persone e che il prossimo anno come amministrazione intendiamo di nuovo sostenere e far entrare in un quadro complessivo di questa settimana, perché poi sarà la settimana conclusiva della stagione, e poi i 4 giorni successivi in cui si è sviluppato questo festival dei Tempi di San Rocco, che è la prima edizione, ed è un passo importante, importante culturalmente, perché è lo strumento che sognavamo da tanto tempo, sia io come cittadino prima, come dico, ma ora come sindaco e come amministrazione, un patto culturale importante che possa in qualche modo ripetersi nel tempo e legare questo fenomeno antropologico che è dentro la nostra comunità, cioè quello di una processione di San Rocco con i tamburi, che è una tradizione importante e dobbiamo riscoprirla. Ecco perché dico che il prossimo festival deve essere il punto finale di un percorso lungo, così vogliamo definirlo, di studio e di valorizzazione di quello che c'è dietro questi tamburi, perché spesso si deve capire cosa effettivamente significa suonare i tamburi di San Rocco. È un suono che comunque annuncia l'avvento di qualcosa, in questo caso del santo, e non è questo che bisogna riprendere. Dobbiamo prenderlo anche per occasione dal punto di vista della crescita sociale, perché i gruppi dei tamburi, i giovani, spesso composti da tanti giovani, noi dobbiamo comunque utilizzare questo strumento, questo elemento per veramente trasmettere come una palestra per la trasmissione di quei valori che poi San Rocco, la festa di San Rocco ci impone e noi vogliamo che si impongano. Perché abbiamo detto che oltre al luminare della festa ci deve essere un portato valoriale, un contenuto di cultura e di valore dentro la comunità che deve essere qualcosa in più della singola festa. Per cui noi vogliamo in qualche modo agganciare tutti insieme, Comitato Festa, l'amministrazione, la parte religiosa, che sia comunque un momento di crescita per tutto il paese. E questo è un buon viatico, cioè l'aver organizzato, mandando questi messaggi, cioè dietro i tamburi di San Rocco c'è un messaggio forte, anche di, come dire, sprovincializzazione di un elemento di un fenomeno. Perché la proposta culturale di quest'anno è andata oltre, ed era una proposta culturale di grande valore. Quindi ci sono stati gruppi importanti che hanno fatto sì che dietro questo mondo delle percussioni, dell'etnopop, della musica popolare, c'è anche una grande portata culturale. Io aggiungerei qualcos'altro, nel senso che devo pensare in futuro. La mia è anche una, un invito, se così vogliamo dire, non alla direzione artistica, ma quello che penso io anche che dovremmo in qualche modo anche di provare ad incrociare anche altre culture, sempre sulle percussioni, per mandare questo messaggio di un San Rocco pellegrino che ha girato tra virgolette il mondo. Noi dobbiamo essere capaci anche di mandare questi messaggi, e attraverso la musica, il mondo delle percussioni, che è lo strumento, diciamo, più arcaico e comune a tutti i popoli del mondo, potremmo utilizzarlo per mandare questi messaggi di solidarietà e di abbattimento di alcune barriere culturali che ancora sono nelle nostre zone, che esistono. Posso chiedere?
curricolare che sono argomenti che abbiamo già affrontato, signor Sindaco. Lei ha, diciamo, detto qualcosa che tra di noi solo, tra di noi ci siamo permessi di argomentare. Per andare oltre i confini. L'altra cosa fondamentale è che dal punto di vista del supporto organizzativo il Comitato ha dato grande prova di sé, lo ha fatto proponendo delle grosse novità, un grande successo che ci sono stati con i fuochi l'ultima sera, che è stato uno spettacolo straordinario, c'è il dottore anche qua che ha curato la colonna sonora, lo ringrazio, è stato veramente un evento straordinario apprezzato non soltanto dai gioiosani ma anche fuori dalla nostra comunità, per cui ci sono state tutta una serie di eventi che hanno consentito, ecco, qui il Comitato ha avuto una grande intuizione di come dire, proiettare questa festa non fuori dai confini localistici. E da questo punto di vista mi sento di dire, di riconoscere, di assumere l'impegno che lavoreremo, noi abbiamo lavorato per quel che ci è riuscito in questi pochi mesi di amministrazione, però spero che almeno con il Comitato abbiamo avuto un rapporto buono, abbiamo cercato di fare tutto quello che era possibile nelle nostre possibilità, ad esempio per i fuochi abbiamo cercato, perché era da anni che si proponeva questa roba, ma non c'era mai stata il coraggio, forse le orecchie, di dire boh, scegliamo un sito, facciamolo, proviamo, ci diamo, riteniamo. E noi ci abbiamo creduto anche perché abbiamo fiducia in questi uomini che sono qua insieme a me seduti in questo tavolo, ma fiducia non perché la fiducia spesso non è qualcosa che si dà in bianco, è una fiducia che l'hanno dimostrato con i fatti, perché è una fiducia che deriva anche da una valutazione oggettiva di un grande lavoro. Cioè, una tradizione che, oltre a questo dei tamburi, oltre ai fuochi, oltre alla processione, anche la serata di sabato, che è una piano di lì, una tradizione importante per Giugliosa, in un paese in cui la musica, oltre ai tamburi, è spesso si incrocia con i contesti bandistici, anche questa è una città che ha grosse tradizioni bandistiche, ne aveva diverse bande musicali, oggi ne è rimasta un po' di tanto, si chiama cultura, principale la Rossini, negli anni passati, però è una, tra l'altro, dei pochi comuni che ha un parco di stile Liberty di Ghisa straordinario, una delle piazze più bello, un salotto straordinario, questo l'ha anche voluto fortemente l'ex sindaco Tarzi, che ha sempre sognato quel posto come un salotto, e effettivamente ora lo è. Anche in un momento importante, perché la serata di sabato deve essere ancora più valorizzata, secondo me, dal punto di vista proprio della spinta, così come abbiamo spinto le serate, l'ultima, anche quella merita di aver mandato un messaggio. Concludo con quello che riguarda il lavoro che ha fatto un po' il Comune in questa fiera. Come sapete, la Fiera di San Rocco è un momento importante non soltanto, dicevo, culturale, politico, religioso, ma anche dal punto di vista economico. Per la nostra comunità è un momento rilevante, perché vi posso assicurare che l'economia del paese in quei giorni ha un respiro più ampio. E allora noi dobbiamo preoccuparci anche di queste cose come amministratore, per dare comunque la possibilità a questa comunità di svilupparsi economicamente. Una buona fiera, una fiera qualitativamente apprezzabile, dà anche la possibilità di attrarre molta più gente e di dare ovviamente sollievo all'economia che spesso è stagnante. Il lavoro che abbiamo cercato di fare, grazie anche a un impegno che posso assicurare fisico, non soltanto mio ma anche di tutti gli assessori consiglieri della maggioranza, di tutta la macchina, l'apparato comunale, in particolare alcuni dell'ufficio tecnico, penso a Raffaele Ragona, Raffaele Papandrea, altri che sono comunque lavoratori del PIU e del SU, ci hanno dato una grossa mano per capire come strutturare la fiera del prossimo anno. Il lavoro che abbiamo fatto quest'anno, che mancava completamente un censimento, una mappa, una planimetria della fiera, quest'anno l'abbiamo costruita, abbiamo in qualche modo cercato di reggimentare e reggimentare alcune cose. Cioè,